La base l'ho realizzata col fondotinta Benecos applicandolo con la spugnetta Beauty Blender. Essa è una spugnetta che va utilizzata da bagnata. In questo modo il fondotinta non sottrarrà idratazione alla pelle. L'effetto è di un fondotinta perfettamente spruzzato sulla pelle. La cipria Benecos tonalità beige l'ho applicata su tutto l'incarnato, sia sul viso che sul collo. Una base per ombretto di colore bianco l'ho applicata sulla palpebra mobile sotto l'arcata sopraccigliare, dopodiché ho sfumato bene con le dita. Dalla palette Neve Cosmetics Elegantissimi ho scelto Butterfly e l'ho applicato sulla palpebra mobile. Dalla stessa palette Bon Bon l'ho applicato sulla piega dell'occhio. Poi ho scelto Croissant, che è un marrone molto scuro, e l'ho applicato alla fine dell'occhio e leggermente anche sulla piega. Mi sono servita di un pennello da sfumatura. Con un pennello a penna l'ho applicato anche sotto l'occhio all'esterno. Poi ho scelto Noisette, questo marrone chiaro, e l'ho applicato sopra l'ombretto che ho messo precedentemente, sfumandolo con il pennello di sfumatura. Poi ho scelto Twile, con un pennello a lingua di gatto, l'ho applicato sotto l'arcata sopraccigliare, per conferire una maggiore luminosità. L'eyeliner La Vera l'ho applicata proprio per creare questa linea eyeliner, molto allungata e sottile. L'eyeliner Elf l'ho applicata all'interno dell'occhio, è minerale. Mascara Lash Alert di Lilollo l'ho applicata sulle ciglia superiori e su quelle inferiori dopo averle piegate con il piegaciglia. Ho creato un contouring molto leggero sia sulle guance che sul naso che sulle tempie. L'ho sfumato molto aiutandomi con la cipria Benecos che avevo utilizzato precedentemente. Con un kabuki sto applicando il blush, è un blush minerale di colore aranciato, molto caldo. Rossetto numero 10 della linea Kate Moss di Rimmel, è un rosso fuoco. E voilà! Riga centrale. Ho creato un twist sul lato destro dei capelli, prendendo una piccola ciocca e rotolandola intorno alla ciocca inferiore. Man mano andavo prendendo una ciocca da sotto. L'ho tenuto momentaneamente ferma con una molletta. Ho fatto la stessa cosa dall'altro lato. Con un elastico ho unito insieme le due ciocche creando una coda. Ho ammorbidito un po' dalla testa l'acconciatura tirando un po' le ciocche. Ho sottratto una piccola ciocca dalla coda, l'ho rotolata intorno ad essa, poi intorno a se stessa.
l'ho sistemata così intorno alla coda, tenendola ferma con una forcina. Il resto della coda l'ho grossolanamente arrotolata intorno a se stessa, creando un morbido raccolto, fermandolo con le forcine. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!